Ciao ragazzi! Oggi sono qui per dirvi se vale la pena ancora acquistare l'iPhone 12 nel 2022. Ragazzi, oggi sono qua per parlarvi un po' dell'iPhone 12. Perché vi voglio parlare dell'iPhone 12? Beh, perché molti di voi, ma tanti anche per esempio su Instagram, mi chiedono ancora se vale la pena acquistare l'iPhone 12. E in norma, in genere, l'iPhone 12 è quello, è l'iPhone che consiglio maggiormente. Io non posseggo l'iPhone 12, ma lo provo spesso, lo provo, non dico tutti i giorni, ma ve lo giuro, molto spesso, perché è il telefono di mia nonna. Quindi sì, mia nonna ha l'iPhone 12, è tecnologica, che vi posso dire, però ecco, uso spesso l'iPhone 12, l'ho potuto usare tanto perché lei comunque l'ha preso quando ancora era l'iPhone di punta, se vogliamo dirlo così, comunque quando era ancora il listino Apple come iPhone appena uscito. Quindi vi posso dire anche come è invecchiato in questi anni, anche se ovviamente non è che mia nonna ci faccia chissà che cosa, però comunque l'ho potuto usare, l'ho potuto provare e sono qui appunto per parlarvene un po'. Prima di tutto il design, ragazzi, beh, il design è praticamente identico all'iPhone 13, tranne ovviamente per le fotocamere che sono poste in verticale invece che in diagonale. Il design, che ragazzi a me piace tanto, è stato un iPhone veramente un po' rivoluzionario, perché siamo tornati appunto al design squadrato che non vedevamo dall'iPhone 5. È un design che a me piace tanto ancora tutt'oggi, ovviamente anche sugli iPhone 13. Le colorazioni ci sono e sono anche molto carine, forse secondo me anche un pelino più belline rispetto a quelle dell'iPhone 13, perché per esempio il blu, quel blu che abbiamo lì sull'iPhone 12 è molto più scuro rispetto al blu che abbiamo sull'iPhone 13, oppure l'iPhone rosso, il Product Red è un rosso un po' diverso sull'iPhone 12 rispetto all'iPhone 13. Quindi insomma abbiamo qualche piccola differenza, e comunque se voi andrete a prendere l'iPhone 12 avrà un design che è ancora super moderno, quindi non è che andrete a comprare un iPhone, che ne so, per esempio l'SE, che si vede che comunque ha un design non più moderno, non più al passo con i tempi. Sì, avremo un design che abbiamo tutt'oggi con gli iPhone 13 e molto probabilmente avremo anche con gli iPhone 14. Mia nonna ha preso quello nero e devo dirvi che tra tutte le colorazioni quella nera a me è quella che non mi piace onestamente, perché sono più per i colori chiari, ma poi penso sempre che se abbiamo un dispositivo che comunque è disponibile in varie colorazioni, prendere proprio quella nera o anche quella bianca, per quanto a me piaccia, perché per esempio il 13, il bianco del 13, che in realtà è il Galassia, è super super bello, quindi anche qui c'è una piccola differenza, lì abbiamo bianco, sul 13 abbiamo il Galassia, però ecco, il nero è proprio quello che io onestamente non prenderei mai, però va ovviamente a gusti. La cosa principale per cui ancora consiglio tanto l'iPhone 12 è che è 5G, ragazzi, quindi se voi lo andrete a comprare oggi l'iPhone 12, state pur certi che vi durerà veramente tanto negli anni, perché se voi invece andate a comprare per esempio un iPhone 11, e beh, lì è 4G, significa che prima o poi comunque il 5G diventerà predominante nel mercato. Ci sarà che avremo tutti un po' adesso com'è il 4G, quindi magari poi lo diventerà il 5G, anche se vi dico serve fino ad un certo punto. Io per esempio ancora non ho nessuna offerta attiva di 5G ed ho un iPhone 5G da ben 2 anni. Però ecco, se voi comunque volete avere un iPhone che vi possa durare più negli anni, prenderne uno 5G è sicuramente una cosa buona da fare, perché così almeno sarete coperti per gli anni a venire e il 5G lo potrete usare anche tra 2, 3, 4, 5 anni. Ovviamente un iPhone 12 secondo me vi potrà durare massimo altri 4-5 anni, perché comunque è già uscito da più di un anno, anzi quasi 2, e quindi già 2 anni di vita se li è fatti, però state pur certi che vi durerà altrettanti anni, magari anche su altri 5 anni, insomma a 7 anni di supporto ci arriverà sicuramente l'iPhone 12. Ci arriverà sicuramente anche perché ha un chip di altissimo livello, abbiamo l'A14, quindi A14 che troviamo su tanti dispositivi Apple, anche sull'Air 4, quindi ha comunque tanti dispositivi a cui al suo interno questo processore, mi viene da dire nuovo, però questo processore, che ragazzi fatico veramente a trovare la differenza da un A15 presente per esempio su un iPhone 13. Ci fate le stesse praticamente identiche cose. Ecco, forse una cosa in cui è migliore l'A15 è sul fattore energetico, magari consuma molta meno batteria, ma vi assicuro che la batteria su questo iPhone 12 è più che sufficiente, anzi vi porterà a sera nella maggior parte dei casi. Poi ovviamente se lo andate ad usare
incredibile, in una maniera incredibile, una botta di ricarica gliela dovrete dare, però state pur certi che è una batteria di altissimo livello e molti smartphone, soprattutto Android, se la sognano una batteria che ha l'iPhone 12. Altro punto a favore dell'iPhone 12 è sicuramente il MagSafe, perché è stato il primo iPhone ad avere il MagSafe. E ragazzi, ormai esiste un parco accessori MagSafe veramente enorme, sia proprio per il fatto che comunque ormai l'iPhone 12 è uscito da parecchio tempo e quindi custodie e accessori per la macchina, accessori per non lo so, attaccarlo da qualche parte, ecco, ce ne sono tanti per il design dell'iPhone 12, perché vi ripeto, secondo me l'iPhone 12 è un po' un secondo iPhone 6S, ha venduto tantissimo e continuerà a vendere tantissimo, e il MagSafe ha iniziato a prendere piede proprio dall'iPhone 12 perché uscì appunto insieme a lui, e ormai si trovano tantissimi accessori sia per la ricarica sia per dei mount, quindi se lo volete attaccare alla macchina con il MagSafe. Veramente il parco accessori secondo me non è una cosa da sottovalutare, e sicuramente non ne rimarrete delusi se siete persone a cui tengono queste cose. Display, beh, display ragazzi, anche qui è praticamente identico all'iPhone 13. Sì, abbiamo il notch leggermente più grande, ma ragazzi, tanto il notch più piccolo non viene sfruttato sugli iPhone 13, e così non verrà sfruttato neanche l'assenza di notch sugli iPhone 14 Pro, quindi ragazzi, che avete il notch un po' più grande, un po' più piccolo, che non ce l'avrete, non ve ne dovrebbe fregare nulla, perché tanto non cambia, non viene sfruttato. E quindi il display, ragazzi, è di altissima qualità, ma anche qui non ne rimarrete delusi. Beh, ora ci metterei però, ragazzi, anche il fattore prezzo dell'iPhone 12, perché ho visto su Amazon si trova sui 750-760 euro, però secondo me comprarlo ricondizionato l'iPhone 12, se non anche usato magari da persone di terze parti, ovviamente controllate sempre, se vi servono tra l'altro consigli su come vendere il vostro iPhone, non mi ricorderò mai di mettervelo qui o qui, però comunque lo potete andare a vedere nel mio canale YouTube, ho fatto un video proprio al riguardo. Però ecco, se volete comprarlo un usato potete controllare tutte le varie cose, quindi lo potete anche recuperare quasi nuovo, e secondo me sui 550-600 euro lo riuscite da trovare, soprattutto anche ricondizionato. Se non lo volete prendere proprio grado A++, lo potete prendere grado B, avrete qualche graffietto, qualche ammaccaturina, ma nulla di così trascendentale, quindi secondo me potete anche lasciar perdere da questo punto di vista e prendervi appunto un grado B e state bene lo stesso, ci mettete una cover e state alla grande. Fattore prezzo che appunto secondo me è molto interessante, perché secondo me è l'iPhone da comprare attualmente alla giusta via di mezzo dello schermo, quindi 6.1 pollici ed è super comodo, ha dei bei materiali, tutto in alluminio e vetro, ha il MagSafe, ha il 5G, ha uno schermo bellissimo da appunto da 6.1 pollici con un notch sì un po' più grande, ma nulla di così incredibile, la fotocamera è ancora ottima, anche facendo foto ragazzi più o meno anche qui è come quella dell'iPhone 13, non i Pro, perché i Pro ovviamente si vede un po' di differenza soprattutto con i 13 Pro, ma con i 13 ragazzi più o meno siamo lì, a parte un po' la grandangolare che sui 13 è un po' più luminosa, a parte che non abbiamo le modalità cinema, quindi però pure la modalità cinema ragazzi non l'ho praticamente mai usata. Beh, secondo me è il giusto, la giusta via di mezzo, è l'iPhone che non vi dà tutto ma vi dà tutto l'essenziale, come va fatto, come andrebbe usato un iPhone, e vi dà tutto ai massimi livelli. Vi ricordo che comunque Apple lo vende ancora sul suo sito, quindi ci sarà un motivo se ancora lo vende, tra l'altro insieme a un iPhone 13 che alla fine non cambia chissà quanto. Certo, non vi consiglio di comprarlo da Apple perché lì lo pagate veramente troppo, a quel punto vi andate a prendere un 13, però ecco, su Amazon, su ricondizionati, guardate bene, secondo me potete trovare buone offerte. Io comunque qui sotto in descrizione cercherò di mettervi il link di Amazon, che tra l'altro se lo volete comprare da lì a me mi aiuterete, perché arriverà una piccola percentuale, mentre a voi non cambierà totalmente nulla, quindi se lo farete vi ringrazio tanto. E quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, fatemi sapere ecco se magari voi anche avete un iPhone 12, cosa ne pensate dopo questi ormai quasi 2 anni di utilizzo intenso di questo smartphone. E niente, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un mi piace ed iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!